Si è tenuto a Sassuolo sabato 25 febbraio il convegno dal titolo Oltre il distretto, idee per un futuro possibile, organizzato dal Partito Democratico. È stata l'occasione per presentare i risultati della ricerca promossa dal forum distrettuale Economia e Lavoro del PD. Noi siamo nati come partito che ha nel lavoro l'obiettivo e la propria forza. Il lavoro che si sta facendo oggi e che presenteremo oggi a Sassuolo ha proprio questa idea che sul lavoro, sull'economia, sulla crescita si deve, come Partito Democratico, lavorare a tutti i livelli. Noi abbiamo un partito che a livello nazionale ha fatto proposte, sta facendo, diciamo, il suo lavoro anche all'interno del Parlamento. Noi siamo nati come Partito Democratico, quindi c'è questo termine democratico, quindi vuol dire che la partecipazione deve essere a tutti i livelli. Siamo anche convinti che il radicamento territoriale sia il grande valore di questo partito. Ecco, quello che oggi si deve fare è partire dai territori per rimettere in campo delle idee, elaborazioni che siano effettivamente vicino ai cittadini, alle persone. Sassuolo, il distretto ceramico, perché poi questo è il distretto ceramico, è questo esempio di come si reinterpreta uscendo anche dai confini amministrativi, quindi con una visione completamente nuova anche del territorio e di che cosa significa collettività, e cerca in questo di dare un proprio contributo per conseguire quell'obiettivo che per noi rimane fondamentale, che è la piena occupazione e soprattutto anche la buona occupazione. Il nostro distretto, come tanti altri distretti, sono in crisi, sono in affanno perché è cambiato completamente lo scenario e quindi ciò che prima sembrava funzionare perfettamente oggi sembra avere dei limiti. Ma da qua, da questa consapevolezza, che noi dobbiamo iniziare veramente a mettere in gioco anche nuovi elementi e un potenziale che pensiamo, di cui pensiamo non avere ancora sufficiente consapevolezza. Occorre metterlo in gioco sicuramente con metodologie diverse. Le imprese, gli uomini, i lavoratori sono pronti per questa scommessa? In parte sì, ma dobbiamo dire che non solo le imprese, i lavoratori, ma anche le istituzioni e il mondo politico insieme devono operare per definire questo nuovo scenario locale, perché non è sufficiente pensare che le imprese da sole possano affrontare tutte le situazioni, perché noi dobbiamo cominciare a essere forti qua in casa nostra se vogliamo veramente portare avanti una internazionalizzazione matura. Platea gremita, presenti amministratori della regione, delle due province di Modena e Reggio Emilia, dei comuni modenesi e reggiani, presenti anche rappresentanti del mondo sindacale, economico, della politica e della cultura. A chiudere i lavori del convegno il vice segretario nazionale del PD, Enrico Letta, che ha parlato di economia, di lavoro, ma anche di politica. Parliamo di antipolitica e parliamo di questo governo tecnico. 43 milioni di euro risparmiati dalla Presidenza del Consiglio in soli 3 mesi da questo governo Monti. La politica come riuscirà a uscire in qualche modo vincente dopo un governo dei tecnici che ottiene questi risultati? Ma io penso che sia un grande risultato che la politica dovrà semplicemente seguire. Voglio ricordare che questo tema del taglio degli aerei di Stato è stato uno dei pallini, per esempio, di Romano Prodi e di Enrico Micheli, che durante il governo Prodi tagliarono gli aerei di Stato in modo assolutamente simile, in modo molto forte.
È una scelta quindi che noi condividiamo ed è una scelta che deve continuare. In questo senso il governo dei tecnici ha fatto delle e ha dato delle indicazioni che sono sicuramente quelle giuste e noi siamo contenti e convinti che il sostegno nostro a questo governo sia un fatto positivo per il Paese. Il Partito Democratico ha sempre avuto un occhio di riguardo per il lavoro, economia e lavoro. Sarà così anche dopo la trattativa governo-sindacati? Noi crediamo che la trattativa tra governo e sindacati possa dare dei risultati molto positivi per i lavoratori, per le imprese, per il nostro Paese. Il cuore di tutto è una nuova norma e nuove norme che consentano ammortizzatori sociali universali, cioè non tutele soltanto per chi ha il contratto a tempo indeterminato. In Italia una grande parte dei lavoratori, tutti coloro che lavorano con i contratti flessibili, sono privi di tutele e questo è insostenibile. C'è bisogno di tutele universali per tutti i lavoratori, tarate certo sui diverse forme contrattuali, ma questa è la grande priorità. E accanto a questa la seconda grande priorità non è ovviamente discussioni come quelle che stanno riempiendo le pagine dei giornali su articolo 18 e quant'altro, ma è un contratto di inserimento, un contratto di primo lavoro, mi sento di chiamarlo, che consenta ai giovani di fare un'esperienza professionale di almeno 3 anni come inizio della loro attività. L'esperienza di 3 mesi in 3 mesi sono esperienze che non danno nessuna professionalità, non servono nemmeno al datore di lavoro. In questo momento il Partito Democratico è il più grande partito in Italia. Come capitalizzare questo successo? Va capitalizzato facendo e mettendo in campo un'idea forte di politica che ritorna ad essere centrale senza ritornare indietro, ma guardando avanti. E farlo con un'attenzione ai problemi concreti, reali, i temi di cui parliamo oggi, il lavoro, il distretto della ceramica, il tema dell'internazionalizzazione, il tema del fisco e dell'energia sono la dimostrazione, e sostenendo questo governo convintamente, perché credo che sia quello che gli italiani ci chiedono di fare.